Leggere, leggere perché? Leggere per affermarsi, leggere per conquistare del tempo da dedicare a se stessi, leggere forse per passione o anche leggere per impiegare il tempo, tanti modi per avvicinarsi alla pagina scritta, ma anche per conoscere i segreti della scrittura, che poi sono i segreti dell'animo umano, che poi sono i misteri che appartengono ad ognuno di noi. Scoprire un mondo come abbiamo fatto in questo nostro viaggio quest'anno in trasmissione Segnalibro, in questa bella libreria in Piazza 11 Settembre, siamo alla Mondadori e ne approfitto per ringraziare, oltre a Pino Sassano, che conoscete, anche gli altri collaboratori di Libreria Mondadori, che sono stati davvero dei supporti fondamentali, importanti per la buona riuscita della trasmissione. Nel prossimo autunno, nel nostro prossimo ciclo, ci impegneremo affinché li conosciate, conosciate anche i loro volti e insieme renderemo questa trasmissione ancora più viva, ancora più completa. Adesso partiamo con il sommario e l'appuntamento in autunno. In questa rubrica uno degli autori più gettonati è sicuramente Antonio Ferrara e oggi ve lo proponiamo in un'altra veste, appunto quella di scrittore dei temi che hanno a che fare con la diversità e con le diverse etnie, appunto. Il libro si chiama Pane arabo a merenda ed è edito da Falzea Editore. Ci racconta di un bambino che viene in Italia dal Marocco, da Casablanca per essere più precisi, e ci racconta la sua esperienza, all'inizio un po' complicata, poi via via sempre più bella e interessante. Un libro fatto di speranze che ci racconta che i bambini possono essere più bravi degli adulti nella integrazione e nella relazione. Pane arabo a merenda, già dal titolo, ci dice che c'è poi una comunità di bambini, una comunità che si racconta, che sta insieme, che riesce a crescere e riesce ad arrivare anche al di là della diversità, una diversità che è ricchezza piuttosto che appunto differenza. Quindi una lettura da fare anche sotto l'ombrellone qualora decideste di portarvi i libri anche al mare. Il pomeriggio sto davanti al supermercato, vendo accendini, però aspetto pure che i clienti carichino la spesa in macchina e poi riporto a posto il carrello, così recupero la moneta da 2 euro. Le prime volte mi vergognavo un po', adesso sono il più veloce di tutti. Alcuni sono contenti di lasciarmi il carrello, così possono subito salire in macchina, senza prima tornare indietro a metterlo a posto. Questo succede per esempio quando piove. Quando piove posso guadagnare anche 10 euro, se non ci sono altri marocchini a prendere i carrelli. Vai a lavorare, mi dice un signore coi baffi. Sono qui apposta, penso io, e sto per dirlo. Ma poi sto zitto, sorrido e vado a cercare qualche altro signore col carrello. Una commessa all'entrata regala un'arancia a un bambino. Sua madre lo riprende. Come si dice alla signora? Il bambino guarda la commessa e dice: sbucciala. 10 minuti prima che il supermercato chiuda prendo anch'io un carrello e faccio la spesa come un italiano. Mi piace andare in giro e scegliere. Le cose che compro di solito sono banane, pane, pepe, latte. I carrelli dei signori italiani sono sempre strapieni di pizze, biscotti, cioccolato, merendine. Pino Sassano, allora ormai l'estate è vicina, questa è la nostra ultima puntata, però i libri non vanno in vacanza, anzi. Anzi, vanno, o meglio, vanno in vacanza con i vacanzieri, questa è la condizione migliore per il libro. Certo, perché in estate si legge di più. Assolutamente. E perché non creare una situazione dove la vacanza diventa una vacanza piena anche in città? Quindi, uno, voi dal punto di
vista del lavoro, della libreria, non avrete ferie. Noi non avremo ferie, avremo la possibilità addirittura di allargare il nostro piano di proposta di lettura in piazza. Avremo qui in quest'estate un nostro spazio, si definirà spazio di libera lettura, ci saranno dei libri esposti, chiunque verrà in piazza e avrà voglia di leggere magari sulle panchine potrà prendere un libro, leggerlo, cominciare a leggerlo, finirlo e poi quando rientriamo i libri rientrerà anche questo libro per poi ritrovarlo il pomeriggio o ritrovarlo nei giorni successivi. Ecco, ci piace rendere questa piazza, che è una piazza salotto, una piazza dove c'è anche la possibilità in questo salotto di poter leggere con piacere. Certo, perché il libro si sposta dallo scaffale e a voi piace che il libro viva nelle mani dei lettori e le parole diventino confronto all'aperto, soprattutto la sera, insomma sotto gli alberi si sta bene, diventa il libro punto d'incontro, no? Non a caso il grande lettore si dice che divori i libri, quindi c'è questo rapporto diretto, quasi carnale con la pagina scritta. Beh, qui in un contesto così splendido come Piazza 11 Settembre, con un monumento che dedica al libro tanti dei suoi riferimenti e che segna la città, beh, io credo che sia una cosa molto bella per noi come libreria sicuramente, ma penso per chiunque sia qui in questa estate. Diamo ai nostri telespettatori anche un appuntamento preciso. Voi comincerete quando? Vi fermerete quando? Allora, noi vorremmo non fermarci mai. Sicuramente il processo, grazie anche alla disponibilità del Comune di Cosenza, ma penso sia un'offerta giusta da dare a chi passeggia in piazza, dovrebbe durare tutta quanta l'estate. Chissà, ci saranno pure delle iniziative in questo spazio di libera lettura. Allora, vi diamo appuntamento, intanto godete di questo spazio di libera lettura, venite in tanti in piazza 11 Settembre, i libri sono a vostra disposizione e i libri, come dire, innescano pensieri, pensieri, idee, le idee camminano sulle gambe degli uomini, attraverso le idee si può cambiare la realtà e forse le librerie, questo è il loro ruolo, no? Dare gambe veloci alle idee e far sì che ci si incontri e insieme si cambi la realtà e si vada sempre verso un mondo migliore, un mondo che sogniamo, un mondo che sia uniforme anche alle realtà mutate, alle realtà che cammino. Per quanto ci riguarda invece noi vi diamo appuntamento in autunno. Pino, ci racconterai poi, ci farei una sintesi, un bilancio dell'esperienza estiva. Terrò un diario degli avvenimenti che diventerà, perché no, magari un libro. Parliamo della noia, uno dei romanzi di Alberto Moravia, pubblicato nel 1960, è considerato il cardine di una trilogia iniziata con Gli indifferenti, poi La noia e l'altro romanzo è Vita interiore. La noia è un titolo forte, possente. Il personaggio si chiama Dino, è un pittore che vive a Roma, ma è un uomo annoiato. Annoiato significa che non riesce ad avere forza in ciò che fa, nella realtà. Attraverso la pittura cerca di prendere la realtà, di coglierla e porla nei suoi quadri, ma non riesce ad avere la forza, quindi si celebra in questo romanzo una sorta di grande fallimento del protagonista, sia come uomo, sia come pittore, come artista e soprattutto come amante, perché la donna che lui cerca di amare, che si chiama Cecilia, alla fine gli sfuggirà, ma anche rispetto a questa donna il rapporto evanescente non è forte, per cui possiamo ben dire che La noia è un bellissimo romanzo d'amore, anzi un disperato romanzo d'amore come lo definisce la critica. E leggiamo un passo. Era tornata vicino alla seggiola sulla quale aveva deposto la maglia e ricominciava Cecilia a spogliarsi. La vidi portare le due mani alla chiusura lampo della gonna sul fianco e quindi abbassarla. Mi domandai allora se i gesti alacri e graziosi che provocavano la graduale caduta dei vestiti e il graduale svelarsi del corpo mi apparissero, adesso che ero sicuro di non essere tradito, noiosi assurdi come in passato.
passato e dopo un momento di attenzione dovetti convincermi che era proprio così. Come infatti per un miracolo alla rovescia, un miracolo cioè che invece di introdurre qualcosa di magico nella realtà glielo sottraesse, Cecilia, che mi era sembrata così desiderabile finché avevo sospettato che mi tradiva, ora che mi ero convinto del contrario, era tornata ad essere un oggetto insignificante, presente forse alla percezione più superficiale dei miei sensi, ma non per questo veramente reale. Pensai che lei era tutta lì, in quell'atto di abbassare la chiusura lampo, senza margini di autonomia e di mistero, tutta lì e per questo appunto inesistente, posseduti in anticipo prima ancora che il rapporto sessuale desse una conferma superflua a questo possesso del sentimento, posseduta e perciò noiosa. Ricordo che mentre pensavo queste cose mi spogliavo anch'io e che non potei fare a meno di rivolgere lo sguardo al mio sesso, quasi temendo che non fosse in stato di erezione, come avrei potuto temere giudicando dalle mie riflessioni, ma lo era e mai come in quel momento ammirai la forza della natura che, per così dire, mi faceva desiderare senza però un vero desiderio. Ormai ero nudo, mi distesi supino sul divano, un po' come un infermo si stende sul lettino del medico, con lo stesso sentimento di sottopormi a una prova spiacevole e comunque molto lontana dall'amore. Un libro che vi consigliamo, La noia, di leggere durante l'estate. Un libro impegnativo, quello che vi consigliamo per l'estate, perché porta a riflettere, perché racconta una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana. Il libro si intitola Ho sentito Aldo Moro che piangeva, scriverlo Edmond Dantès, in realtà è il diario di quei 55 giorni del sequestro Moro, redatti, scritti dal carceriere del presidente Prospero Gallinari. Sono pagine intense, Gallinari non è uomo di lettere, ma racconta ciò che i giornali dell'epoca, ciò che i libri non hanno potuto scrivere, non è l'analisi ma il sequestro visto dall'interno. Ho avuto il mio secondo contatto diretto con il presidente da quando siamo chiusi qui dentro, a parte la volta in cui ero entrato nel cubicolo e ho risposto alla domanda di Moro sul destino della sua scorta, è sempre stato Mario a rapportarsi con lui. È una scelta corretta che abbiamo fatto per evitare imbarazzi reciproci nel caso in cui il presidente ogni giorno si imbattesse una persona diversa. Ma quando Mario non è a Roma tocca a me. Sono andato a ripulire la prigione dalle stoviglie dopo l'ora di cena. Il presidente mangia senza lamentarsi le cose che gli portiamo. Sta quasi sempre seduto sul letto. Quando è solo scrive. Il pavimento del cubicolo è spesso coperto di fogli. Oggi mi ha rivolto la parola mentre raccoglievo i piatti di plastica. Aveva un tono cortese ma fermo nella voce. Senta, mi ha detto, qui dentro di notte faccio fatica a respirare, circola poca aria, non potrebbe lasciare aperto l'ingresso al buco. Ha detto proprio così, buco, nelle ore notturne. Ho pensato non si trattasse di una richiesta irragionevole, ma non possiamo correre il rischio che Moro si metta a urlare all'improvviso. Lasciando aperta la porticina, le sue grida potrebbero essere sentite da qualcuno che vive nel condominio. Io ho detto, presidente, io lo posso anche fare, ma lei deve darmi la sua parola che resterà in silenzio, che non farà rumori strani. Capisce da solo che al minimo rumore sarei costretto a richiudere la porticina. Moro mi ha rassicurato, uscendo la porticina l'ho lasciata aperta. Per l'ultima puntata abbiamo scelto una giovanissima poetessa che si chiama Francesca Genti ed è di Torino ed è nata nel 1975.
Le sue poesie sono delle poesie non convenzionali. Sicuramente la poetessa utilizza un linguaggio moderno, fatto di assonanze molto forti che richiamano le filastrocche dei bambini. E i contenuti sono quelli che la ragazza mutua dalla vita di tutti i giorni. Si parla di sentimenti, i sentimenti vengono discussi, vengono analizzati, però con un linguaggio che fa ricorso ai termini moderni, agli oggetti della vita quotidiana, ai call center, alle manifestazioni di piazza, ai barboni. E questo rende la poesia di Francesca Genti molto fresca, fruibile, dotata di ironia e quindi anche molto divertente. Oggi leggiamo "È stato bellissimo". Ora cammino in un serenissimo paesaggio post-atomico. Cadono pezzi di cielo tagliente, cala l'azzurro. Io non sento niente, tranne te vicino. È stato stupendo. Sola cammino, in un serenissimo presente catatonico. Quando la parola ha bisogno dell'immagine e dell'arte per portare il proprio messaggio, è il caso ad esempio della comunicazione in campo religioso con dei contenuti forse importanti, incisivi, che le parole da sole non raccontano, ed è il caso della mostra di cui vi parliamo, si chiama "Videro e credettero, la bellezza e la gioia di essere cristiani", è una mostra itinerante che fa tappa anche in Calabria. I curatori della mostra in Calabria sono Maddalena Romolotti e Carlo Trentacapilli, che sono con noi. Io vorrei cominciare proprio da Maddalena il significato di questo percorso, perché opere maestose, opere che hanno dei significati che travalicano la realtà, hanno bisogno di toccare i territori. Esattamente per quello che dice lei. Nell'anno della fede, una preoccupazione dell'emerito Benedetto XVI, dell'emerito Papa, quella di riproporre a tutto il mondo, ma ai cristiani in particolare, la riscoperta della fede. L'anno della fede non è un anno di celebrazione, ma è un anno di messa in discussione. E questa cosa per molti è stata avvertita come delegabile, mentre è un problema che si pone proprio nel profondo della coscienza di ogni cristiano, ma in fondo di ogni uomo di buona volontà, di ogni uomo alla ricerca. Questa mostra, "Videro e credettero", pone proprio la questione del tema della giusta posizione di fronte non tanto all'evento cristiano, ma all'evento Gesù Cristo. Come l'uomo moderno può porsi di fronte alla figura di Gesù Cristo in termini non devozionali, ma in termini di una ragione capace di cogliere la storicità, il significato e la persona. C'è una frase nel contesto della mostra che per me, ma per molti di noi, è la chiave di lettura della mostra. È una frase di Dostoevsky, scritta quindi alla fine dell'Ottocento, ma che si ripropone con una modernità incredibile. Dice: un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Questa frase, detta nel contesto di un'epoca piena di utopie, perché il periodo delle grandi precedente alla grande rivoluzione aveva un significato veramente di sfida, perché metteva in discussione la tenuta del cristianesimo di fronte alle nuove istanze che il secolo portava. Credo che siamo nella stessa situazione. Questa è una mostra che dà più risposte o pone più domande? Pone più domande, è una mostra piena di domande a partire da questa, ma tutto l'itinerario parte, se posso mostrare qualche cosa o perlomeno illustrarle qualche cosa, parte da questa illustrazione
che è di Burnand, dei discepoli Pietro e Giovanni al sepolcro. Perché per noi è particolarmente significativa questa immagine? Perché propone l'atteggiamento corretto dell'uomo moderno di fronte all'evento della risurrezione, un evento che viene comunicato, viene detto, è come una testimonianza. Di fronte a una testimonianza, di fronte a un evento, in fondo anche a noi viene continuamente ridetto, Gesù Cristo è risorto. Questi volti sono i volti dell'uomo ragionevole, dell'uomo in attesa, quindi una fede non come misura e chiusura sulle cose, ma una fede spalancata alla ragione. Come sta accolta? Ci sono già state, insomma, delle tappe in provincia di Cosenza. Come è stata accolta questa mostra? Quali sono state le impressioni dei visitatori? Qual è stato il pannello? Perché di questo si tratta, certo. Tanti pannelli colorati, ecco, su cui la gente si è soffermata di più. Ma direi che è stata accolta molto bene. Una cosa che colpisce molto è la grandezza dei pannelli, perché un pannello piccolo che riproponga anche le stesse immagini non dà quel senso, come diceva lei, dell'impatto con l'immagine. Invece l'immagine qua parla perché è grande, parla perché si impone. Carlo Trentacapilli, allora, le prossime date di questa mostra, dove la troveremo? Allora, in questa settimana siamo ancora a Mendicino, nella parrocchia, nella chiesa di San Pietro, e da venerdì prossimo invece ci sposteremo a San Pietro in Guarano per un'altra settimana, alla chiesa di Santa Maria in Gerusalemme, e subito dopo, di settimana in settimana, diciamo da venerdì a giovedì, e normalmente questo è il percorso che fa, e subito dopo va a Scigliano, poi al santuario del Sant'Umile in Bisignano, subito dopo di nuovo a Rogliano, di settimana in settimana, poi ad agosto cominciamo con San Lucido e poi al santuario San Francesco di Paola, per poi spostarsi in Sila a San Giovanni in Fiore e infine ritornare a Cosenza e a Luzzi. Nella città di Cosenza che cosa ha portato, che cosa ha lasciato questa mostra? Allora, la città di Cosenza rende, perché dal 1 giugno la mostra è stata presentata il 4 giugno al seminario, alla presenza del padre arcivescovo. La mostra nasce come proposta da parte della consulta delle aggregazioni laicali di tutta la diocesi, e quindi diciamo c'è una serie di movimenti su proposta, in particolare l'idea nasce da una proposta del Movimento di Comunione e Liberazione, che la consulta ha fatto propria, e l'arcidiocesi diciamo si è fatto carico di questa mostra perché ha intuito che poteva essere uno strumento di catechesi e anche di missione, evidentemente. Quindi è stata presentata, poi è stata spostata a San Carlo a Rende, poi in università e dopo è venuta a Cosenza, a San Domenico e a Santa Teresa. In questo mese diciamo è stata visitata da circa 2.000 persone nelle varie zone. Attenzione, 2.000 persone come visite guidate, quindi poi le persone effettive sono molto, molto di più, perché chiaramente è organizzato in questo senso, ogni giorno ci sono a un certo orario, in alcuni orari che definiscono i vari parroci, cioè i vari responsabili, una serie di visite guidate, quindi sono state effettuate circa 250 visite guidate per un totale complessivo più o meno di circa 2.000 persone che hanno visitato la mostra sotto la nostra guida e in particolare delle guide. La cosa interessante per esempio da dire è che le varie parrocchie mettono a disposizione i ragazzi che sono impegnati nel consiglio pastorale piuttosto che nei vari movimenti a fare da guida, quindi a implicarsi in prima persona loro nella mostra, sia nell'organizzazione ma soprattutto nel dar risposta a loro a quelle domande che prima dicevamo, per poi poterle anche suggerire e invitare gli altri a riflettere. Quindi due direttrici, bellezza che è visibile e catechesi, questo secondo obiettivo è stato raggiunto o no? Sì, indubbiamente sì. Ad oggi possiamo dire che tutte le persone che sono venute, a parte rimane colpito dalla bellezza dei pannelli, dai contenuti, ma il fatto che a noi interessava in fondo che il nostro percorso umano di incontro con Gesù, le nostre domande che ci portiamo dietro potessimo comunicarle agli altri, in primis a noi cristiani stessi, cioè, perché il problema dell'anno della fede non è tanto per l'esterno, è per noi cristiani stessi. L'anno della fede è stato indetto dal Papa Benedetto XVI e quindi ricentrare la fede sulla figura di Gesù. Ad esempio, c'è l'ultimo pannello della mostra che si chiude con questa domanda, con una frase di Solovyov,
questo autore russo, che dice: ma no, voi che cosa avete di più caro? Che cosa abbiamo di più caro nel cristianesimo? O volendo estenderlo, noi che cosa abbiamo di più caro nella nostra vita? La risposta a questa domanda, diciamo, ci dà la possibilità di proseguire in questo cammino. È comunque una domanda che uno deve porsi. Domattina questa domanda sarà comunque presente nella mia vita, altrimenti non posso andare avanti, perché il problema questo è sempre di ogni mattina farsi questa domanda: ma io che cosa c'ho di più caro oggi per cui vale la pena vivere? E su questa domanda ci fermiamo. Videro e credettero la bellezza e la gioia di essere cristiani, una mostra che vale la pena visitare.